Stefania Pastore, vicepresidente dell'associazione ELP, che ha creato diverse opere, tra cui una scuola in una regione del Senegal che si chiama Casamance, e ha avuto quest'idea di far fare un libro di fiabe dai bambini. Se ne parla nell'articolo a cui è legata questa intervista, e quindi chiediamo subito che andamento ha la vendita di questo libro. Intanto un saluto a tutti e un grazie per questa intervista. La vendita del libro, devo dire la verità, che prima del lockdown stava comunque andando bene. Nonostante dopo le chiusure delle regioni è andata bene lo stesso, in quanto il libro viene messo a disposizione a Linea Studio in via Canterana 11, quindi c'è stata la possibilità di potersi muovere per poterlo acquistare, quindi devo dire che ad oggi tutto sommato c'è stato un buon numero di persone che ha acquistato il libro di fiabe. E quindi se ne trovano ancora andando in via Canterana? Sì, sono ancora disponibili numerosissime coppie, in quanto gli eventi che erano in programma sono saltati, di conseguenza in Linea Studio se ne trovano ancora diversi disponibili. Se qualcuno ha ancora intenzione di fare qualche regalo per Natale, lo può trovare. E le reazioni a questo libro che tu hai potuto sentire, come sono? Devo dirti la verità che all'inizio, quando ho iniziato a consegnare di persona i libri alle persone, la reazione è stata molto positiva. Ci sono state persone che ho visto molto commosse per il semplice fatto che, vivendo un anno, che sappiamo tutti il 2020, un anno pessimo per tutti, quello che mi sentivo dire è che in un anno così riuscivo a trasmettere ancora dei colori e dei sogni alle persone, delle emozioni, che secondo me è la cosa più bella in questo contesto in cui stiamo vivendo, poter ancora sentire, essere ancora in grado di poter sentire battere il cuore. E in Senegal è arrivato il libro? In Senegal il libro è arrivato, la reazione dei bambini, come puoi ben immaginare, è di immensa gioia poter vedere comunque un libro concreto, con i loro scritti, con i loro disegni, ed è stato un momento di festa per loro. È tradotto in francese? Sì, è stato tradotto in francese dallo stesso signore che ha tradotto le fiabe che troverete sul libro Un sorriso, due caramelle. Le ha di nuovo ritradotto le fiabe dall'italiano al francese, in modo che poi sono state create e spedite apposta per i bambini. E quell'idea che avevi avuto di farle rappresentare, queste fiabe, poi ha avuto realizzazione oppure no? Sì, ne parliamo già nel 2015, quando già, come dicevi te nell'articolo, se ne parla, ero già partita con l'idea di poter realizzare delle fiabe create, scritte da due bambini della Lombardia. Quindi sono state messe in atto nella scuola di Atta di Ziguinchor, che è la scuola che principalmente è quella che seguo per i progetti. Sono stati coinvolti tutti i 300 bambini, sono state messe in scena le fiabe ed è stato veramente bellissimo, perché i bambini erano felicissimi, ma non solo loro, anche noi, c'è stata una reazione comunque di immensa gioia. Un'ultima cosa, com'è la situazione lì adesso? Allora, ti devo dire, ad aprile, quando da noi c'era il primo lockdown, loro per fortuna hanno già chiuso subito le scuole, si sono isolati nei vari villaggi. Io ero veramente molto preoccupata, perché vista la situazione qua da noi, figurati in Africa, una situazione del genere, cosa sarebbe potuto succedere. Sono state fatte delle campagne, specialmente a Dakar, da alcuni artisti che disegnano sui murales, di come gestire e difendersi dal Covid, come funzionava l'uso della mascherina, come lavarsi le mani. Nei villaggi sono stati riutilizzati dei bidoni di plastica che formano delle specie di lavandino dove viene fatta scorrere l'acqua e dove i bambini si possono comunque lavare le mani. È incredibile, ma è vero, meglio così. Ci sono stati pochissimi casi di morti di Covid. È un po' quello che dico in generale, probabilmente il sistema immunitario è comunque più resistente del nostro, probabilmente sono riusciti a sopravvivere all'Ebola, e in condizioni come queste ci sono stati dei casi, ma minori rispetto che da noi.